alla sede. Invece comunicato la sua assenza per motivi personali. Chi si astiene? No, mi astengo. È approvato. Punto numero 2, invece, la presa d'atto del piano economico finanziario PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022. In questa delibera prendiamo atto della validazione da parte dell'ETA Caserta del piano economico-finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'applicazione della tassa rifiuti Italia nel 2022 e i relativi allegati redatti secondo i criteri previsti dall'MTR2 allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Si propone quindi di deliberare di procedere ai fini dell'approvazione all'invio dei dati e delle informazioni riguardanti il PEF 2022 ad ARERA per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti in particolare dall'articolo 6 della deliberazione dell'autorità numero 843 del 2019 esclusivamente online entro 30 giorni dall'adozione del presente atto ovvero dall'eventuale altro termine stabilito dalla normativa statale di riferimento. Voglio ringraziare l'ufficio ragioneria, l'ufficio tributi che insomma hanno dato in modo forte una mano nella predisposizione di tutti gli atti. Mi preme sottolineare che siamo tra pochissimi comuni su 104, vado a memoria, credo siano 5 o 6. Erano 5 qualche giorno fa, 13 durante la riunione del 7 stamattina. 13? 13 stamattina. Stamattina, quindi, che hanno avuto la possibilità di avere il PEF validato dall'ETA. Quindi veramente siamo tra pochissimi comuni che hanno fatto tutto il lavoro necessario per questo adempimento. Se ci sono interventi in merito. Io adesso, diciamo che il secondo e il terzo punto vanno un po' a insieme, ecco. Io volevo chiedere una cosa. Visto che il costo è di circa 204.000 euro annue, ma 3-4 anni fa era stata fatta un'istruzione
un'isola ecologica. Questa isola ecologica che potrebbe, secondo me, portare un risparmio da parte del cittadino, ma anche dell'ente, non so, state facendo qualcosa, avete visto una valorizzazione, è rimasta così, si può fare qualcosa, perché comunque il costo rimane sempre abbastanza elevato, quindi secondo me l'amministrazione dovrebbe trovare anche delle strategie per far sì che il cittadino paghi meno, nonostante i parametri fissati, insomma, a livello, però abbiamo questa isola ecologica che comunque così, perché penso che il costo maggiore è proprio il viaggio che si va tutti i giorni a, allora, per lo smaltimento, invece così vengono appena direttamente qui. I criteri, come detto giustamente, non vengono fissati da noi, ma vengono fissati dall'autorità nazionale, che poi demanda gli adempimenti all'autorità, diciamo, aperta. Per quanto riguarda invece l'isola ecologica, quella è un'opera risalente... sono 12 anni fa, perché riguarda il primo e il secondo... lotto dell'area industriale, quindi fin quando non viene terminato il lotto, adesso non ricordo se il primo o se il secondo, quindi non c'è una fine lavori, il secondo non si può neanche mettere in opera. Noi abbiamo dato l'impulso affinché questi lavori vengano terminati. Vado a memoria, mi pare che siamo arrivati al 95% dei, 95% dei lavori, quindi saremo veramente per terminare. Io più volte ho sollecitato il direttore dei lavori, ho sollecitato per il tramite del direttore dei lavori anche la ditta incaricata di terminare i lavori, e questo per il lotto, abbiamo detto il secondo, ma anche per il primo, perché anche sul primo lotto abbiamo diciamo trovato una situazione dove i lavori non erano terminati. Siamo riusciti ad avere una proroga per il termine lavori da parte della Regione Campania e speriamo che entro l'anno verranno finalizzati ambedue. Più di questo non possiamo fare, ripeto, vengono da ripeto una cosa, che sono 12 anni che sta lì, non è da oggi, 12 anni. Se la terminiamo noi, cose che sono fiducioso entro l'anno, vuol dire che siamo riusciti a velocizzare questi lavori. E poi ricordiamoci che noi ereditiamo una tassa di rifiuti che precedentemente a noi era stata aumentata del 60%. Quindi l'impegno, diciamo, l'invito è corretto, lo accolgo volentieri, continueremo a fare il possibile affinché venga terminata l'opera, diciamo. Una cosa, secondo me, il fatto che si protrae da 11-12 anni non è certamente una cosa positiva. Ripeto, noi abbiamo dato un impulso forte. Anche perché non è semplice neanche trovare queste aree, insomma, dove si può fare questa, invece sfortunatamente. Certo, però settore industriale alla base di tutto questo. Non ci sono aperte tante industrie, però almeno. Ma alla base di tutto questo, attenzione, perché l'isola ecologica, diciamo, fa parte del secondo lotto. Ma sul primo lotto noi abbiamo trovato un fuoco di 70.000 euro. E quindi dovremo cercare di risolvere, perché con le somme che la Regione ci avete erogato non le abbiamo trovate più in cassa. Questo è un problema che tutti noi ci dobbiamo, come devo dire, far carico e riflettere bene su queste cose, perché non è facile per un ente come il nostro andare a ricavare queste somme, però lo stiamo facendo. Quindi, ripeto, non so se è potuto vedere pure dei lavori già sono stati fatti di fronte al, diciamo, al distributore di benzina, quindi l'impulso è stato dato e delle cose stanno andando avanti. Quindi mi auguro e spero che, ripeto, entro l'anno si possa finalizzare tutto.
Sottopongo quindi la proposta di delibera a votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi sia contrario, nessuno astenuto. Immediata eseguibilità, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, nessuno astenuto. Quindi la proposta è approvata. Andiamo al punto numero 3, avendo ad oggetto approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti tari anno 2022. Sostanzialmente quindi queste delibere andiamo a stabilire anche quelle che sono le scadenze di pagamento per le rate relativa all'anno 2022. La prima rata è il 30 settembre 2022, la seconda rata è il 30 novembre 2022, la terza rata è il 30 gennaio 2023, la quarta rata il 30 marzo 2023, con possibilità diversamente un'unica soluzione entro il 30 settembre 2022. Anche qui, come ho detto precedentemente, le tariffe vengono applicate secondo alcuni coefficienti che ci vengono indicati. Do atto del parere anche da parte del revisore sulla proposta, in un parere favorevole. Se ci sono interventi. No, secondo questo strategia, io adesso ho detto questa, poi non so, sarebbe anche strategie per far sì che sia passa. Ripeto, noi qualcosa, diciamo, per ridurre lo stiamo facendo. Per esempio, stiamo aspettando che il Ministero della Transizione Ecologica ci eroghi 26.000 euro del finanziamento che abbiamo preso sul mancia plastica, e quindi ci sarebbe una riduzione anche di quel rifiuto. Abbiamo ridotto i costi per l'acquisto delle buste delle immondizie, che comunque è un costo del 2%, siamo sui 4.500 euro, prima che venivano spesi, invece adesso sono stati vengono forniti direttamente dalla ditta secondo quello che è il capitolato, quindi delle percentuali minime del 2-3% sono state applicate. Sottopongo la delibera a votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, nessuna astenuta, è approvata. Immediata eseguibilità, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, nessuna astenuta, la proposta è approvata. Punto numero 4, il DUP 2022-2024. Do atto che il DUP è stato approvato in giunta comunale l'11 febbraio 2022. Abbiamo messo a disposizione il programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, programma triennale degli acquisti di fornitori e servizi 2022-2023. C'è il parere favorevole da parte del revisore sulla coerenza del DUP con le linee programmatiche di mandato e sull'attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute. Sostanzialmente, insomma, un'analisi poi un po' più dettagliata la farò nell'esposizione del bilancio. I documenti sono stati messi a disposizione secondo quanto prevede il nostro regolamento. Se ci sono interventi sul DUP. Dato che comunque è un argomento che è esposto dall'amministrazione, quindi diciamo che molti
parte io della giuranza, come anche ho fatto parte di tutto il resto, voto. Allora sottopongo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Nessuno astenuto, approvato, immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno astenuto. La delibera è approvata. Il punto è invece il numero 5, approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2022-2024. Allora, preliminarmente voglio dire che noi dal momento in cui ci siamo insediati non abbiamo mai chiesto l'anticipazione di liquidità, e questo è un fattore rilevante, significa che per quanto concerne la nostra gestione non siamo andati mai in sofferenza e mai abbiamo avuto necessità di chiedere alla tesoreria un aiuto economico. Quindi se facciamo un'analisi dal giugno 2019 ad oggi, questa amministrazione è nettamente in avanzo. Abbiamo previsto una riduzione dell'aliquota IRPEF dallo 0,50, quindi passando dallo 0,60 allo 0,50, perché grazie a una serie di azioni che poi andrò a delineare, a illustrare, abbiamo avuto la possibilità di alleggerire il carico fiscale sui cittadini, e ricordo sempre che il livello più basso che c'è tra tutti i comuni limitrofi, ad esclusione del comune di Presenzano. Quasi tutti i comuni stanno tra 0,70 e 0,80. Stiamo rispettando l'atto di regolazione con Acqua Campania, che ricordo che abbiamo sottoscritto un atto di regolazione per quasi 170.000 euro che abbiamo ereditato in un lasso temporale di 15 anni, e nei primi 3 anni il carico è molto forte, perché siamo sui 35.000 euro annui, credo, più o meno 35.000 euro annui, e invece dal quarto anno in poi c'è un fortissimo abbattimento, quindi sì, dai 35 arriveremo invece a pagare circa solo 4.000 euro annui, quindi finito diciamo il 2022 e il 2023, dal 2024 si libereranno sicuramente delle risorse. Stiamo continuando, e lo prevediamo nel bilancio, ad introitare somme, crediti da parte del Consorzio Idrico Terra di Lavoro. Siamo in fase di finalizzazione di un nuovo accordo per una somma che dovrebbe essere sui 35-40 mila euro, e prevedendo anche il pagamento di tutte le somme arretrate che il Comune doveva al Consorzio Idrico. Per quanto riguarda Acqua Campania, di poche settimane fa anche la comunicazione di ulteriori pendenze relative all'anno 2017-2018 per circa 2.000... Una di 1.000 e una di 500-300 euro. Circa 1.300-1.500 euro. E abbiamo sottoscritto un accordo anche con il Comune di Galluccio per introitare quelle famose somme della convenzione di segreteria in rate annuali in un piano triennale, quindi recupereremo anche queste altre somme. Con la nostra amministrazione c'è stato un aumento esponenziale
delle somme vincolate, è un lavoro certosino che facciamo tutti i giorni di verifica delle somme che vengono erogate all'ente e inquadrarle giustamente rispetto alle finalità per le quali vengono erogate. Quindi posso dire con estrema certezza che non ci sono somme vincolate che sono state utilizzate impropriamente dal 27 maggio 2019 ad oggi, e speriamo, con quello che vi dirò successivamente, di poter riuscire a ricostituire anche quelle somme che invece non sono state vincolate ma sono state utilizzate per altre finalità. Abbiamo fatto una riduzione drastica delle spese, basta confrontare diciamo gli incarichi legali che vengono dati e la somma, le somme che vengono erogate. Il Comune di Congro non è più un comune famoso, diciamo, per gli avvocati, cioè abbiamo una brutta nomea. Abbiamo fatto una rinegoziazione dei mutui e quindi stiamo rimborsando queste somme, le abbiamo spalmate fino al 2043. Voglio ricordare a tutti che questo ente, che è mutui che sono stati accesi negli anni, diciamo, nel passato, ha circa 1.500.000 euro di mutui da pagare. E ogni anno noi paghiamo somme che vanno vicino ai 100.000 euro. Con le rinegoziazioni ovviamente abbiamo avuto un alleggerimento sulle casse comunali, perché abbiamo spalmato un lasso temporale più lungo. Va poi un mio applauso all'ufficio di tributi, e questo credo che dovremmo fare come consiglio comunale, perché in due anni abbiamo recuperato circa 50.000 euro di evasione fiscale, ma soprattutto grazie all'ufficio tributi oggi noi abbiamo fatto una serie di accertamenti sulla società Autostrade, cosa che non era mai stato fatto in precedenza, e di pochi giorni fa anche la notizia su uno di questi procedimenti che abbiamo incardinato, perché abbiamo fatto l'accertamento Autostrade, poi ci ha fatto i ricorsi, siamo andati dinanzi alla commissione tributaria provinciale, il Comune di Conca è risultato, diciamo, vincitore, e questo, se andrà come è andata dinanzi a questa commissione provinciale, anche dinanzi a quella regionale, se ci sarà il ricorso, e per tutte le annualità a partire dal 14 in poi, significa che il Comune di Conca avrà un'entrata aggiuntiva di 50.000 euro, che è una somma rilevante per il nostro comune. Peccato che non è stato fatto prima, abbiamo fatto noi, continueremo a farlo, e se queste somme effettivamente, come siamo molto fiduciosi, perché ci sono plurime sentenze della Cassazione, ci daranno ragione, con queste somme noi potremo fare tante cose. Uno, iniziare a ricostruire i vincoli; due, pagare i debiti; e tre, ma non diciamo come priorità, ma tutte e tre le cose messe insieme, garantire anche maggiori servizi alla cittadinanza. Abbiamo quindi lavorato ponendo in essere un'attenta e scrupolosa attenzione ai conti comunali, mai siamo andati in anticipazione, abbiamo pagato, continuiamo a pagare numerosi debiti pregressi, e consentitemi di dire che se non lo diciamo nella sede del bilancio, che è la sede, diciamo, più importante, abbiamo fornito anche tanti servizi, dalla mensa
gratuita per 12 famiglie, al trasporto scolastico gratuito per tutti, alla convenzione con la Croce Rossa che ha avuto un successo enorme, tanto è vero che abbiamo aumentato anche le quote in bilancio da 1.500 a 2.000 euro annui per questa convenzione, perché ha avuto un impatto importante per tanti anziani, tanti incapienti che avevano necessità di recarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o private. Abbiamo istituito il bonus nuovi nati, anche se diciamo simbolicamente un bonus di 100 euro, ma che dà l'idea diciamo di quello che è il nostro... Sì, avevo fatto una proposta, si importa? Sì. Avevo fatto la proposta che dato che c'erano pochissimi nati, di aumentare. Sì. Da 100 e lei disse che... Ma noi, consigliere... Ma che ricorda qualcuno ha aumentato? No, ma noi, l'aspettavamo però, perché noi abbiamo fatto una comunicazione che aspettavamo da lei, diciamo, un riscontro sul bilancio per fornirci dei suggerimenti. Perché l'avevo detto la parte in consiglio, però non so se è stato messo a del padre, l'avevo in consiglio comunale. Però se non mi ricordo, e lei mi disse sì, questa è un'idea, la possiamo. Ma tanto è vero che noi l'anno scorso abbiamo avuto, vado a memoria, 6 diciamo nascite. Sì, sì, in bilancio abbiamo 1.500 euro, sì. Quindi volendo anche raddoppiare le somme già ci stanno in bilancio. Infatti, ricordo che a proposito, se facciamo una cosa, perché non aumentiamo di 100 euro, 200 euro? Lo facciamo in corso di assestamento, sì, ce lo ricordo, in corso di assestamento lo facciamo, non c'è problema. Abbiamo aumentato le somme per il sostegno alimentare, che è la dimostrazione di una diciamo di un'amministrazione che è vicina ai più deboli. Ci sono circa 3.000 euro per il sostegno alimentare, stiamo aiutando tanti nuclei familiari che anche a causa del Covid hanno bisogno del nostro aiuto. Siamo stati vicini ai piccoli e agli anziani in tutte le ricorrenze, a Pasqua e a Natale. Abbiamo dato contributi alle associazioni territoriali. Prevediamo interventi di manutenzione stradale quest'anno, oltre il finanziamento, eppure qui, ma non è che devo fare propaganda, però... Sono del 7.140? No, per la manutenzione stradale, vado a memoria, dovrebbero essere circa 21.000 euro. I 7.000 sono quelli che abbiamo messo per la promozione e valorizzazione del territorio. No, questo è il lavoro di messa in sicurezza stradale comunale via Roma, San Nicola. Sì, è perché tutti e due messi insieme, sarebbe a 21, 22, sono due capitoli. Infatti questo vuol dire chiedere come... Sì, sì. Poi volevo chiedere... Prego. Quindi dicevo, interventi per circa 20.000 euro per la manutenzione delle strade, abbiamo previsto delle somme, anche se minime, per il telesoccorso, per il wifi, per le luci a LED, a breve partiranno i lavori nella frazione Cave. A quelle c'è anche un... volevo il fatto del... visto che c'è un impegno di spesa di 100.000 euro per quanto riguarda l'illuminazione di orti, catarilli e piantoli, sia per l'illuminazione sia per insomma... Allora, le luci a LED a orti, piantoli e catarilli, quindi già sono stati eseguiti i lavori, devono terminare i lavori, ma mi pare che stavamo sui... 100.000. No, possibile. Finanziamento, cioè non da parte di noi, ci fosse un nuovo finanziamento. Allora, noi
c'è un finanziamento di 15.000 euro che abbiamo preso dalla provincia di Caserta e riguarderà la frazione Cade. Poi altri due finanziamenti entro la fine dell'anno da 18.000 euro ognuno e poi la giunta delibererà, ma l'intendimento è quello di far finire Pezzara e Pisciariello, così che resterà solo con Cacetto, ma c'è un motivo, l'ho spiegato, ma lo ribadisco in questa sede, per quale motivo si è partiti dalle frazioni più piccole con meno punti luce a salire, in modo, visto che c'erano poche somme, in alcuni casi dei finanziamenti, in altri casi abbiamo aggiunto anche delle somme comunali, per esempio quando facemmo, mi pare, Potete, Valle Cardi e un'altra piccola frazione, aggiungiamo anche delle somme comunali, ma nell'ordine di 4-5 mila euro, quindi il criterio è stato quello di partire dalle frazioni più piccole per arrivare a quelle dove ci sono più punti luci. Conca Centro a 150 punti luci, per fare un esempio che Pisciariello o Pezzara, adesso non ricordo bene qual è quella che ha, diciamo, sta al secondo e al terzo posto, siamo sugli 80-75 punti luci, quindi Conca Centro è il doppio rispetto alla seconda frazione che ha più punti luce. Però, diciamo, questi sono lavori che dovremmo finire entro il 31-12, quindi poi abbiamo altri due anni per finire Conca Centro, e ovviamente ci saranno anche, e questo è un finanziamento di cui andiamo orgogliosi perché è della nostra amministrazione, dei 457 mila euro per le strade comunali. Solo 12 comuni nel Casertano, il 30 marzo è uscito il decreto dalla regione, quindi stiamo aspettando che vengano erogate queste somme. Con questi 457 mila euro andremo a fare un lavoro, non ricordo sinceramente nel dettaglio il progetto, ma su larga parte delle strade comunali, se si tiene conto che tante frazioni sono, diciamo, attraversate le strade provinciali, capirete che dovremo toccare tante frazioni, dal centro storico di Piantoli a Chiarante, a Cade, al centro storico di Conca, eccetera, eccetera. Cosa diversa invece, e mi dispiace che non c'è il consigliere Simone della minoranza, che dicevano che noi siamo restati, siamo rimasti esclusi da un finanziamento che poi non era un finanziamento, ma una ripartizione di fondi da parte del Ministero degli Interni, e dove il Comune di Conca è assente, e meno male, perché quei 50 milioni vengono ripartiti in base a tre indici che sostanzialmente significa che i comuni devono avere un reddito pro capite inferiore a quello nazionale, un calo demografico superiore al dato nazionale e un indice di vulnerabilità più elevato rispetto al dato nazionale. Quindi se non siamo rientrati in quelli, me l'ero portato qua, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, se non siamo rientrati in questa ripartizione non è perché non abbiamo presentato una domanda, il bando non c'è stato proprio. Vengono ripartiti in base a questi tre indici e il Comune di Conca, io dico, meno male, non sta in questi 13, e cioè popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi del 5% rispetto al 2011, reddito medio pro capite inferiore di 3.000 euro rispetto alla media nazionale e IVSM, che sarebbe indice di vulnerabilità sociale e materiale, superiore alla media nazionale. Quindi mi dispiace, non c'è, probabilmente me l'avrei dato, si può approfondire la prossima volta. Sindaco, io ho fatto direttamente la somma di 100.000 euro, no? Sì. Però ecco, in pratica, sono, ecco, vedete, intervento di manutenzione straordinaria 22.500, sì, intervento di manutenzione da 16.977, adeguamento di investimento di 15.000 euro. E sono tutti gli interventi, allora? Sì. Però sono, sì, tutti gli interventi. Larga parte. No, dico, visto che questi interventi sono mirati alla frazione Orchi, Piantoli e Catalini. Non tutti e 100, però. Non tutti e 100. Sono Orchi, Piantoli, Catalini,
Valle Cardi, Ponte, tutti quelli che abbiamo fatto e quelli da farsi, vedi, come ho detto prima, cave. 1.500 euro sì, ho fatto da lì e cave. Non sta specificato, solo lì. Alla prima voce sta specificato solamente queste tre frazioni. Quindi dicevo, gli altri perché stanno a posto, insomma, non c'è da fare manutenzione, però evidentemente, come ha detto lei, non ne sono state specificate, ma è sottinteso che sono delle altre frazioni. Sì, delle altre frazioni, alcune già fatti sì. E alcune a farsi entro la fine dell'anno. Queste sono, diciamo, in linee generali. Gli elementi del bilancio. Ringrazio ovviamente tutti i collaboratori che hanno lavorato alla predisposizione di questo documento, ringrazio tutti i consiglieri che hanno collaborato e ci hanno dato degli spunti e che quotidianamente, diciamo, fanno un gruppo unico per andare avanti e ribadisco la volontà, qualora arrivassero suggerimenti, noi nel limite del possibile, perché la coperta, diciamo, è quella, però da parte nostra c'è la disponibilità di accogliere eventuali proposte migliorative. Sì, perché ho visto qui dove fa lavori di costruzione dopo i cimenti e più ordine 120.000 euro. Se non ricordo male, questo è un progetto già fatto 4-5 anni fa. Sì. Dato che purtroppo, perché questo lo sottolineo, c'è questo bisogno da parte del popolo, che purtroppo stanno sempre di più e quindi c'è bisogno da parte del cittadino di acquistare. Vorrei sapere, cioè, a che punto sta stanciando un danno, perché c'è veramente questa esigenza. E poi quanti lobby sono questi? Allora, noi abbiamo fatto uno stralcio e il progetto originale superava i 600.000 euro. Dopo fu fatto un altro stralcio ed era sui 300 e passa mila euro e l'ultimo abbiamo fatto un ulteriore stralcio e stiamo sopra i 100.000 euro. A quel punto abbiamo chiesto ai cittadini di versare le loro quote, abbiamo quindi in cassa queste somme, abbiamo fatto la delibera di giunta, adesso l'ufficio tecnico deve predisporre, diciamo, il tutto per far attivare i lavori. Io credo che per l'estate i lavori saranno a buon punto, le cose andranno avanti, perché c'è anche, ma lo dico in piena, diciamo, tranquillità, c'è anche una responsabilità nei confronti dei cittadini che hanno versato già il 90% e quindi giustamente non trattasi di un finanziamento nazionale o regionale, oggi purtroppo c'è stato questo problema che originariamente erano 600.000 euro e quindi non si può iniziare un lavoro se non ci sono quelle somme. Il numero di quelli che hanno fatto le istanze, una volta fatto l'avviso, molti hanno rinunziato e quindi ci siamo trovati costretti a fare lo stralcio. Ma ci sono anche persone che volevano e poi non c'è stata più la possibilità? No, noi abbiamo quindi ci sono rimaste persone fuori che non hanno potuto fare domanda perché non c'era più, no, diciamo, capienza. Anzi, capienza c'è, chi vuole che siano ben venga se vogliono fare la domanda. Infatti noi avevamo posto un termine ordinatorio, non perentorio. Ancora oggi se vuole. Esatto, proprio perché il termine ordinatorio non è perentorio, chi lo vuole fare, fa la domanda, ci sono. Non voglio sfuggire la domanda. Tra Suori e Locuri mi pare che 50-60, sì. E poi questo, oltre a questo, anche è compreso anche chi è che farà questa cosa, anche l'ordine all'interno del cimitero, insomma, diciamo, l'urbanizzazione. Sì. Sì, ovvio, certo, pure l'urbanizzazione dell'area, certo. Non è solo, cioè chi versa il contributo lo versa
evidentemente siamo in loculo, quindi c'è un prezzo diverso dalla tipologia di loculo, dall'altezza, eccetera, eccetera. Chi acquista il suolo cimiteriale ha un costo anche lì diverso, dipendentemente da che suolo prende, se è più grande, più di che tipologia di cappella vuole. Però è ovvio che poi sono comprese anche le spese che il comune deve comunque urbanizzare l'area, questo va da sé. Poi, sindaco, allora, realizzazione, visto che realizzazione parcheggio a Torrigunzoli, 8.000 euro, quindi penso che dovrebbe essere un parcheggio molto molto piccolino, no? Sì. E dove però? Dove? Perché conoscendo, cioè, case di qua, case di là. Nella parte bassa di Torrigunzoli, dove anche diciamo, l'ex capogruppo di minoranza mi sollecitava, ricordo al fatto che lì c'era un problema di viabilità, c'è un'area sulla sinistra scendendo che secondo me, visto che può essere poche posti auto, insomma, dalla cifra che vedo poi la cifra, diciamo che le cifre a disposizione e non ci avrebbero comunque consentito di fare un parcheggio grande, però c'è una necessità e io ritengo che il parcheggio, visto che più volte è stato detto che c'è un problema di viabilità, il parcheggio va fatto. È ovvio che andranno a fare tutta una serie di parcheggi. Ma c'è un terreno comunale, viene espropriato qualcosa? Espropriato, deve essere espropriato, non ci sono attori consoli, purtroppo è l'unica frazione che in questi 3 anni, lo dico da solo, è stata penalizzata. Ma è stato fatto ripunzio contrariamente a quello che avveniva prima. Nella mia frazione. Allora, ripunzio fortunatamente ci sono tutte villette con cancelli con posti auto, quindi diciamo parcheggio proprio è, sono proprio limitate a pochissime auto. La parte bassa. Perché quasi tutti avete la parte case con parcheggio all'interno. Però io ho comunicazioni di. Saranno due o tre famiglie. Due o tre famiglie, però ci sono comunicazioni, diciamo, di interrogazioni che mi sono state rivolte perché lì c'è un problema. Cittadini che hanno fatto istanze a noi e alla provincia dicendo che c'è un problema di viabilità. Se mi invitano a intervenire, interveniamo. Se serve il parcheggio lo facciamo. Se non serve non lo facciamo, ma se ho altri plurini che mi dicono che lì è pericoloso. Espropriare, insomma, io adesso non so di come, perché non è un bel anche quando è successo con la vecchia amministrazione, sembra pensata, sì, non mi sembra, non lo so, a pensare, per espropriare, insomma. È un po' diverso, a pensare. Un po' diverso perché pensare non è una strada provinciale, non c'è certamente il flusso di macchine che gira. Però là poi c'è una. Stretto, se ti parcheggi un attimo l'altra macchina, ma io non può passare. Io ero favorevole. Io ero favorevole a fare il parcheggio, però bisognava farlo fin dove si garantiva una popolazione di 250 persone di avere, come giustamente hai detto, a Torrigunzoli su 3-4 famiglie, 2-3 posti bastano. Lì 3-4 posti non bastava a pensare. Dovevano allargare un poco di più. Invece, secondo me, lì è stato deciso di fare quei partiti proprio su quei terreni, quelli là. Invece, se noi ci allargavamo un po' di più e arrivavamo, diciamo, dove c'era la casa Riccio, e ci propriavamo anche lì, allora era congruo. E per questo non si è voluto fare. E quindi io... Però è diverso. Che a Bezzano ci devi andare appositamente. E il numero di persone, e io lì, insomma... il consigliere, io ho fatto pure l'ordinanza, non si è mai visto in tutta la storia del comune, il sindaco ha fatto l'ordinanza al consigliere sindacale, alla madre, non si è mai visto questo, invece io l'ho fatto, sono su delle mie responsabilità, rischiando anche, diciamo, i rapporti personali, ho fatto l'ordinanza. Però ribadisco, questa è una scelta perché secondo me c'è un problema che mi è stato sottoposto. E se leggi bene c'è scritto anche che noi prevediamo anche un parco giochi e ci stava arrivando, è uno slargo, ci stava arrivando, sindaco. Allora, su questa cosa, come sapete tutti, per i bambini io alzo le mani, cioè proprio lo sapete benissimo, però
mi sembra un impegno di spesa 20.000 euro abbastanza notevole, ma questo perché, ma non perché non mi permette di farci, però conta che sta in situazioni, non dico pessime, ma quasi, perché d'estate, anzi diciamo aprile e maggio, i bambini possono andare a questo parco giochi dalle 8 di sera in poi, perché è assolato, cioè non c'è una pianta, non c'è una copertura, sta completamente assolato. La pavimentazione è sbagliata, perché lì si rischia di avere continuazione, perché c'ha dei dossi e quindi non è la norma. I giochi non stanno distanziati abbastanza, perché stanno uno vicino all'altro, si scendono due bambini contemporaneamente con lo scivolo. Secondo lì veramente c'è da mettere, c'è veramente da fare in quel parco giochi. Allora dico, è giusto che si può avere nuove frazioni, una frazione in qualche giornata, però anche concentrare una bella cosa più grande, più funzionale, cioè io dico, è inutile mettere uno scivolo, un'altalena in un posto, uno scivolo, un'altalena, un altro, cioè casomai di creare veramente un'area bella, grande, con più giochi per i bambini, ma anche, ecco, adesso cito quello di Caduccio, perfetto, perché c'è il cancello, in cui il bambino scappa, quindi ci si rischia, il bambino scappa fuori, va a finire in mezzo alla strada. Cioè lì è stato fatto proprio sbagliato, proprio come posto, come modalità, come ho sempre detto così. Quindi dico, casomai, se uno ha questi 20.000 euro da spendere in un parco giochi, aggiustiamo prima bene quelli che noi abbiamo, ma non perché... devi capire bene. Non dobbiamo fare niente a quei punti. No. Perché niente è stato fatto. No, però no, i 20.000 euro, attenzione, sono, non è che quello che voglio dire, a quei punti due sono 4, 5, 10 bambini, no? Ad esempio. Stiamo migrando, ce ne stanno parecchi. Appunto, insomma, ce ne stanno meno, voglio fare un esempio, quindi di fare le cose bilanciate. Allora. Ma di aggiustare questo di conta, perché io l'ho detto, inutile allora, che mettiamo tre giochi a Cagli, tre giochi a Pesciarino, che non ci va mai, allora, tre giochi là, sì. Concentrare una cosa bella, grande, e che è anche un momento di aggregazione di tutti i bambini, come vediamo a Sant'Elena, no? Tutti i bambini si uniscono in quel parco giochi. Allora dico io, a Conca fare una cosa, adesso dico Conca, fare un'altra, però una casa è tutta, allora, una cosa. Io rispondo a questa sollecitazione in questo modo. Noi abbiamo creato un parco giochi in ogni stazione, a Orchi non c'è, a Cadelli non c'è, a Piandra abbiamo messo, diciamo, una piccola altalena, a Pezzano lo abbiamo ristrutturato, a Pisciariello abbiamo messo un'altalena, perché è vero, diciamo, che averne uno corposo al centro è importante, e sicuramente va implementato. Tant'è vero che abbiamo preso un finanziamento da 5.000 euro, se la regione si degna di diciamo, erogarci queste somme, noi già avevamo pensato di diciamo, utilizzarle tutte. Quindi devi fare tutta la pavimentazione, è possibile vedere una pavimentazione così? Pavimentazione, se si fa quella lì, ci si entra pure con i soldi, se mettiamo lì quello di gomma, ci si vede, quello sta a 25 euro al metro quadro, quindi ci si riesce. Ma anche una copertura, Certo, su questo fatto loro sai benissimo, quindi lo puoi dirci, stiamo lavorando, no? Però io spero che mi sono. E mi piace fare le sorprese.
Ma io dico un'altra cosa, che io sarei più per le poste, sarebbe dopo, per esempio. Io sarei più per terminarlo qui per un motivo semplice, perché rimandano l'altro posto, costa ancora di più, qua lo dobbiamo terminare, lo dobbiamo allargare, fare un altro posto che chiede più tempo. Con questo però voglio aggiungere, quindi uno, le frazioni giustamente chiedono in ogni territorio, mi pare che questo, lo dico con umiltà, lo stiamo facendo in ogni frazione, mai sarà visto che cade il giorno con quanto gioco, per dire. Così come per alcuni punti, attenzione, la somma di 20.000 euro è il tetto, questo è un indirizzo, non è che noi oggi abbiamo un progetto che ci dice per questo sto slargo parco giochi ci vogliono 10.000 euro. Dove il sindaco, il di dove che parte? Al centro del paese, sempre al centro del paese. Qual è il centro del paese? Dove c'è casa di mio zio che sta in America? Ah, ok. Quando lui non viene, non si spiace. Poi ci parlo io. E poi, proprio perché dici tu ripunto, mi dovete dire in 3 anni la frazione del sindaco che cosa vuole. Però sindaco, io sottolineo, io non ho detto che a tu ripunto non ci deve stare il parco giochi. No, io ho fatto una domanda. Io ho detto, dato che sono un bel po' una bella somma, dico, mettiamo anche a posto quella questo di Ponta, ma non perché io sono di Ponta. Perché? Lo sapete bene, anche lei, sì, c'è il disagio. Sì, parte. Ma io ho fatto domanda. A cui punto? In 3 anni di amministrazione. Sulla di sue case? No, le sue case è tutto il comune. Non è un intervento ad hoc. Noi ci possiamo ricordare il pregresso. Il pregresso era il parco giochi fatto davanti casa dell'assessore. Era l'allevamento della pubblica illuminazione fatta davanti casa dell'assessore e del sindaco, e potrei continuare a bizzeffe con questi esempi. In 3 anni il sindaco di questo comune non ha avuto niente nella sua frazione, eppure lì ci sono degli elettori, però per un motivo etico, giusto, io prefigo prima le altre frazioni e dopo la frazione. Poi se si arriva che anche nella nostra frazione, diciamo nostra, come tua riconsolenza, arriva il momento anche, diciamo, se no diventa poi, come devo dire, diventa un valore negativo avere il sindaco nella propria frazione. Io non dico che deve essere un valore aggiuntivo, ma almeno che tu ripunzi venga trattato come tutti gli altri. Quando abbiamo avuto la pensilina, abbiamo asfaltato la strada, abbiamo fatto le luci a LED, le abbiamo messe, manca la panchina, neanche la panchina. E allora dico, almeno questo povero tu ripunto, no? Però... vabbè, poi devi fare una comunicazione, devi andare a casa adesso. Sì, da quell'ultimo, altre due cose. Allora, politiche giovanili, sport. 1.000 euro. Oh no, mi pare. Allora, c'è la... mi ricordo. 8.103, poi 0. E poi 405.000 euro. No, perché quello è tutto il titolo. Solo per le politiche giovanili 1.000 euro. Perché lì si legge da il numero, ah, ok. Quindi tutto quello che riguarda. Poi devo dire. Poi ho detto soccorso civile 0000. Soccorso civile. Protezione civile abbiamo previsto 4.000 euro. Soccorso civile. Forse c'è che. Sta lì indicata. E poi ho visto anche il nome delle politiche agroalimentali, questa 0000. Ma questi sono titoli che stanno. Ma il nome delle sì, dico però la agricoltura che è stato previsto, nulla. Ma come interventi, diciamo, l'agricoltura, noi prevediamo i fondi, diciamo, quelli là agricoli, quest'anno 27.000 euro, l'anno prossimo 18, tra 2 anni 18.000 euro. Ma questi sono fondi che ci vengono trasferiti, non sono fondi comunali, come devo dire. Questi sono i titoli, le missioni che vanno, che stanno in tutti i comuni, come devo dire. Quello che comprende più capitoli, poi ogni capitolo è specificato, per esempio per il totale degli 8.000 è tutto quello che riguarda il sociale, comprende anche i fondi che vengono dati alle associazioni, quindi è il totale di tutti gli interventi di sociale.
Poi due secondi, però consentimi di ringraziare Elisa che ha fatto un lavoro di estinzione dei residui attivi e passivi che sicuramente avrei notato e che è stato puntuale e preciso. Guarda, c'è vabbè, le opere, il programma delle opere pubbliche, vabbè, libro dei sogni, alcuni sogni li abbiamo realizzati però, alcuni sogni li abbiamo realizzati, noi non ci dobbiamo abbattere, pensare quelli che stanno vicini a noi sono più bravi, che noi no, soltanto sì, siamo più bravi. Mancano 2 anni alla fine del mandato, l'80% del programma. E che dobbiamo fare qui? Sulle politiche sociali, quello che abbiamo fatto noi, consentimi di dire, non l'ha mai fatto nessuno. Tra i pacchi alimentari, la Croce Rossa, il trasporto e la mensa, siamo imbattibili. Consentimi, questo qui non l'ha fatto nessuno, pure quelli dei comuni limitrofi che magari tu puoi apprezzare, ma quello che abbiamo fatto noi ci hanno chiesto pochi a noi per replicare quello che abbiamo fatto qua e non sono stati in grado di fare. Speriamo di concretizzare anche come ha detto lei per quanto riguarda l'ex casa comunale, insomma, il comune di Rocca Monfina che viene non guardiamo, guarda, sta facendo tantissimo a livello per la salute, insomma, diciamo, la mensa la paga, la scuola degli banchi del 1800. Ci serve qualcosa che ci... Ma noi sulle ex edificio stiamo aspettando la società che ha risposto, non è più un nostro adempimento, sono loro. Io mica posso chiamare Adizia e dire guarda, mandami il progetto cantierabile, e mica lo posso fare, mica posso fare. Vabbè, poi tu sei... Però, ripeto, noi ricordiamoci quello che abbiamo trovato. Tutte le strade di proprietà provinciale sono quasi tutte asfaltate, non perché l'ha deciso qualcuno così, che forse noi andiamo lì il giorno e adesso asfalteranno anche dopo cave, perché andiamo lì e andiamo a dire scusate, c'è il comune di Conca, venite un poco a vedere quello che bisogna fare. Tutta la rete urbana è stata fatta, la segnaletica orizzontale e verticale è stata fatta. E poi ricordiamoci, lo so che è pedante ed è pesante sta cosa, però un conto è che tu ti siedi e c'hai da spendere 3 milioni di euro, è un conto che ti siedi e devi recuperare 1 milione di euro. E già oggi che noi siamo arrivati a ridurre le tasse, ma lo sai che noi, io lo vedevo dal bilancio sul previsionale, che nel 2017 in quest'anno ci stavano 9 dipendenti, 9, si spendevano 390.000 euro per il personale, oggi si spende 160. Cioè questa roba qui, quelli di Rocca Monfina, di Carlucci o degli altri comuni, e non lo so fino a che punto pure loro dalla sera alla mattina si sono trovati sta roba, e non penso che chi ha avuto un doppio dissesto dopo un anno è riuscito a fare, purtroppo non è facile. Noi in 3 anni abbiamo abbattuto sommessamente un grande diciamo debito e oggi abbiamo dato anche dei servizi. Se tu vuoi mi sei dito, dici guarda adesso no, qua la Croce Rossa c'è sempre stato, il sostegno alimentare per 43 famiglie c'è sempre stato e tutte queste cose vuol dire che io la fibra ottica sono così, perché la mi si diceva non te ma da che la fibra ottica l'avevano tutti, che Conga è un progetto nazionale, mo arriverà, mo sono passati 2 anni da quando ce l'abbiamo sta fibra ottica, perché non arriva negli altri comuni? Perché siamo stati bravi noi. Questa è la più grande infrastruttura che abbiamo dato, neanche Mairango c'ha tutto il comune con la fibra ottica, Gallucci, Tora, Rocca Monfina, ci avranno il polo sanitario, però poi quando se vanno a connettere devono mettere il deutering. Se ci sono altri interventi. Segretario, mi rimetto alla proposta di delibera. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Astenuto? Nessuno? È approvato. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? È approvato. A questo punto
numero 7. Il numero 6 diventa l'ex numero 7 e quindi la commissione consigliare permanente, statuto e regolamento, revisione dei componenti. Ah. Allora, vi leggo la proposta. C'è un errore, signora. Prego. Allora, sotto un po' di veramente, fa quando dice ampliando a 5 componenti, di cui 2 di maggioranza e 3 di minoranza. Abbiamo rimandato la proposta. Ah, forse no. L'abbiamo rimandata. Non è vabbè, comunque la leggo. No, è arrivata. E l'inverso. Lo so che l'inverso. Il sindaco, visto l'articolo 7 del decreto legislativo 267 del 2000, che testualmente recita, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza, in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale numero 9 del 22 aprile 2010, con cui si procedeva all'istituzione di una commissione consigliare permanente statuto e regolamento. Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale numero 23 del 31 ottobre 2012 di approvazione del regolamento per il funzionamento della commissione statuto e regolamento. Richiamata l'articolo 2, comma 1 del citato regolamento, a norma del quale la commissione è composta di 3 membri, dei quali 2 espressioni del gruppo di maggioranza e 1 espressione del gruppo di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale. Dato atto che il consigliere Simone Antonio, facente parte del gruppo consigliare di minoranza obiettivo CONCA, in data 17 febbraio 2022 trasmetteva una nota al Presidente del Consiglio Comunale, acquisita agli atti con protocollo 737, nella quale comunicava l'uscita dal predetto gruppo consigliare, così come disposto al capo terzo gruppi consigliari articolo 8 Costituzione, comma 5 del regolamento del Consiglio Comunale, e la costituzione di un gruppo autonomo, rilevato che il predetto regolamento al capo 4 commissione consigliare all'articolo 10 costituzione e composizione al comma 2 recita: le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi, considerato che con deliberazione consigliare numero 47 del 15 dicembre 2014 veniva introdotto il comma 1 bis dell'articolo 2 del regolamento per la nomina e il funzionamento della commissione consigliare permanente per l'esame delle norme regolamentari e dello statuto dell'ente, che recita: nel caso in cui in consiglio comunale siano presenti 3 gruppi consigliari, la commissione sarà composta da 3 componenti della maggioranza, un componente di un gruppo di minoranza e un componente dell'altro gruppo di minoranza. E questa è la parte specie che ci tocca, perché da momento in cui il consigliere Simone è uscito dal gruppo obiettivo ha costituito un gruppo autonomo, anche se il gruppo autonomo, così come disciplinato il nostro regolamento, non prevede paradossalmente il capogruppo. Il capogruppo si, diciamo, ne ha titolo il gruppo misto. Nel gruppo misto si costituisce quando ci sono almeno 2, diciamo, fuoriusciti dai gruppi consigliati. Rilevando altresì che si rende necessario, ai sensi del capo 4 articolo 10 comma 1 del regolamento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 bis del regolamento per la nomina e il funzionamento della commissione consigliare permanente per l'esame delle norme regolamentari dello statuto dell'ente, incrementare il numero dei componenti della commissione statuto e regolamento in ragione di quanto sopra esposto, ampliando a 5 componenti, di cui 3 di maggioranza e 2 di minoranza, propone di deliberare di procedere all'integrazione della composizione della commissione statuto e regolamento del Consiglio Comunale, secondo quanto visto dal regolamento comunale e dal regolamento della commissione consigliare, di stabilire che l'attuale numero dei componenti della commissione sarà incrementato di ulteriori 2 componenti e che agli stessi resta confermato di non corrispondere alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute o per altre attività legate al funzionamento della commissione medesima, e quindi di effettuare le votazioni per la nomina degli ulteriori 2 componenti al fine di un corretto funzionamento della commissione. Quindi noi procederemo adesso alla votazione di un membro per il gruppo di maggioranza che si va ad aggiungere ai 2 e uno dal gruppo obiettivo comune, anche se io mi sarei aspettato, però ognuno poi ha, diciamo, della sensibilità istituzionale che è legittima, che ritiene, che il consigliere che era stato nominato da un gruppo politico, uscendo da quel gruppo, si dimettesse. Questo non è accaduto, quindi rimane in capo a lui la presenza in quella commissione, ma nel gruppo autonomo,
E quindi giustamente l'altro gruppo, proprio che è necessario e doveroso garantire la rappresentanza delle minoranze, deve essere rappresentato. E questo ovviamente richiede la nomina di un nuovo componente di maggioranza. Quindi non so se vogliamo. Una votazione, sì. No, anche. Quindi nominiamo. Ok. Quindi faccio il nome del. Sì. Per il gruppo di maggioranza il consigliere Elisa Di Salvo. Elisa Di Salvo. Chi è favorevole? Alzi la mano. Elisa Di Salvo. Tutti favorevoli. Tutti favorevoli, tranne il favorevole. Favorevole, tutti favorevoli. Per il gruppo obiettivo comune? Mi auguro. Il gruppo Stefano. Il gruppo Stefano. È rimasto sola. Chi è favorevole? Alzi la mano. Tutti favorevoli. Quindi diamo atto che la commissione nella nuova composizione sarà composta dal presidente dottor Antonio Di Caprio, consigliere Giuseppe Di Petrillo, Elisa Di Salvo, Stefania Petrandone e consigliere Simone. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanimità. Passiamo al punto numero 7, regolamento per lo svolgimento in modalità telematiche del Consiglio Comunale, delle commissioni consigliari e della Giunta, approvazione. Stante, diciamo, prima della nomina dei due nuovi componenti della commissione regolamentare, e vista invece la necessità di approvare questo regolamento, vista anche il termine dello stato emergenziale al 31 marzo, abbiamo portato il regolamento direttamente in così, perché altrimenti la commissione rischiava di essere inficiata nella sua composizione. Sostanzialmente il regolamento è un regolamento molto asciutto e prevede la possibilità di svolgimento di sedute nel Consiglio della Giunta e finanche delle commissioni da remoto in modalità totale o anche mista, quindi come avveniva nel corso della pandemia. Questo pandemia, diciamo, stato emergenziale, che la pandemia continua ad esserci, questa è una disposizione necessaria, un'approvazione di un regolamento necessario, se lo impone la legge, quindi non basta più per disciplinare questa modalità il decreto sindacale, ma è necessario un regolamento che, come tutti i regolamenti, va approvato in consiglio. Non so se ci sono interventi, quindi io sottopongo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. La proposta e il regolamento sono approvati. Passo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è la locazione dell'immobile edificio scolastico sito alla frazione Piantoli, il terreno di pertinenza in catasto urbano distinto sulla particella numero 5129 della mappa numero 17, indirizzi e determinazioni. Per quanto riguarda questa proposta, prevediamo di fare qualche modifica a quella che è la proposta che è stata trasmessa, emendativa. Forse è il caso che magari facciamo anche una copia, in modo che non so se qualcuno non andrà a fare una copia. Ah.
prima parte proposta l'abbiamo per la legge Nitra, l'abbiamo tolto alcuni, diciamo, i primi due paragrafi. Dopodiché è stato fatto un excursus sulla normativa, diciamo, che andiamo ad utilizzare, quindi l'articolo 23 e 4 sugli usi temporanei del DPR 6 giugno 2001 numero 380, si richiama la legge sui piccoli comuni, diamo atto dell'atto di transazione della perdita che fu fatto tra il comune di Conca e il signor Massimo Forcetta, diamo atto che c'è stata la trascrizione del 25 marzo 2022 e poi sostanzialmente denunziamo il fatto che il nostro intendimento, visto l'elevato degrado di questo immobile e che certamente non è funzionale all'espletamento di attività istituzionali, riteniamo che si possano fare delle attività per lo sviluppo economico turistico e favorendo aziende agricole e enogastronomiche. Abbiamo messo noi come quando facemmo per l'ex casa comunale, poi vediamo se ci sono operatori che intendono. Mostrerò l'excursus del procedimento. Quindi, ritenuto di concedere lo stesso in locazione ad operatori economici qualificati nel settore a fine di alleggerire il carico delle risorse necessarie alla cura e mantenimento dell'edificio in capo all'ente, di generare nuove entrate, promuovere lo sviluppo territoriale e economico del comune con iniziative che possono fungere da leva dal punto di vista occupazionale per contrasto allo spopolamento, in ogni caso inquadrate nella vocazione agricolo-rurale del territorio. Sostanzialmente, cioè, l'idea qual è? Noi alcuni edifici, tipo quello di Bisciariello, con dei finanziamenti li abbiamo ristrutturati. Ovviamente noi non abbiamo la capacità di poter ristrutturare tutti gli edifici. Allora, visto che il patrimonio comunale è ampio, in larga parte è abbandonato, e in questo caso non è come l'ex casa comunale, qui c'è un degrado profondo, la nostra idea è quella di utilizzare l'articolo 23-4 affinché si possa fare una procedura, come è stata fatta anche l'ex casa comunale, con un avviso pubblico e vedere se c'è qualcuno che ha in mente di diciamo, utilizzare questi immobili. Serve qualcuno, diciamo, che ha più la vocazione, siamo vicino a Pasqua del miracolo, perché ci sono 35 anni che è abbandonato, però quindi di destinare l'immobile ex edificio scolastico sito nella frazione Piatti in piena disponibilità dell'ente, versante in condizioni di elevato degrado non funzionale all'espletamento di attività istituzionali, allo svolgimento di attività per lo sviluppo economico turistico del territorio, favorendo le aziende agricole enogastronomiche, di procurare un conduttore per il predetto edificio qualificato del settore con le seguenti finalità: di assegnare allo stesso la gestione e manutenzione al fine di alleggerire il carico di risorse necessarie alla cura in capo all'ente, di individuare un'attività nel settore agricolo enogastronomico in grado di generare nuove entrate per l'ente, nonché costituire occasioni di sviluppo territoriale ed economico del comune con iniziative che possono fungere da leva dal punto di vista occupazionale, di contrasto allo spopolamento, che poi queste è la logica della legge, no? Della rigenerazione urbana, della valorizzazione degli immobili, di contrasto allo spopolamento in ogni caso inquadrato nella vocazione agricolo-rurale del territorio, di accedere al luogo alla possibilità, ancorché temporanea e semplificata, di realizzazione delle iniziative contemplate dalla recente modifica legislativa introdotta dall'articolo 23-4 del DPR 380-2001, che nella intenzione del legislatore costituisce agile strumento condiviso pubblico-privato di valorizzazione e recupero di immobili pubblici dismessi, di stabilire che lo schema di convenzione e quant'altro previsto dal predetto articolo 23-4 del DPR 380-2001 sarà oggetto di approvazione con successiva deliberazione del Consiglio Comunale, di trasmettere copie della presente deliberazione per opportuna conoscenza all'organo di revisione. Quindi procedimento del Consiglio Comunale, che dà l'indirizzo,
giunta comunale che dà l'indirizzo, responsabile dell'ufficio tecnico che fa l'avviso, schema di convenzione, il consiglio comunale. Quindi sono quattro passaggi da farsi. La legge ci dà questa possibilità, ribadisco, secondo me è importante, speriamo che all'esito dei vari procedimenti, quindi dopo l'approvazione della delibera, dopo l'approvazione da parte della giunta e dell'avviso da parte dell'ufficio tecnico, ci sia qualcuno che intenda dare la propria disponibilità. Se ci sono interventi, chi è favorevole alzi la mano. Unanimità, immediata esecutività, unanimità, la proposta è approvata, i punti all'ordine del giorno sono terminati, colgo l'occasione per formulare i miei migliori auguri di buona Pasqua a tutti i consiglieri comunali, alle vostre famiglie, a tutti i cittadini del comune di Conca, che sia senza demagogia una Pasqua di amore, pace che ce ne vuole in questo momento e di condivisione tra tutti noi. La seduta è terminata. Grazie.